Benissimo, grazie Raffaele. Buongiorno a tutti. Oggi, seguendo un po' il filone che abbiamo iniziato ieri, ieri abbiamo parlato con Paolo Nicorelli di smart contract, quindi una delle grandi promesse, una delle grandi applicazioni della blockchain e che cosa vuol dire rendere computazionale un contratto. Oggi proseguiamo a ragionare su che cosa succede, che cosa vuol dire portare realmente la blockchain nel lavoro quotidiano, come poterlo usare, cosa poterne fare. Perché la blockchain è sempre una tecnologia che è estremamente versatile, è una tecnologia estremamente vasta, è una tecnologia che prende in considerazione un ventaglio estremamente ampio di diverse sfaccettature. Queste sfaccettature richiedono una grande interdisciplinarità, quindi stiamo cercando di mettere insieme tutte queste sfaccettature in questi nostri web meetup. Oggi parleremo di applicazioni reali, concrete del mondo della blockchain che possono impattare sul nostro modo di lavorare. Nella fattispecie andremo a parlare di timestamp e di altre applicazioni. Lo faremo con Steve, poi mi dici tu giustamente il tuo cognome e ti presenti. Steve è uno startupper, grande appassionato del mondo cripto, e che oggi ci racconta che cosa vuol dire, che cosa serve il timestamp. Steve, per favore, presentati e dai il tuo cognome giusto, per favore. Allora, io mi chiamo Steve Erebor. Sono il founder di Hybridverse, che è un progetto parte dell'incubatore del Politecnico di Torino, I3P, e stiamo sviluppando diverse applicazioni blockchain, tra le quali il timestamp. Faccio un'introduzione su quello che facciamo a grandi linee. Quello che stiamo cercando di fare è semplificare l'accesso alla tecnologia blockchain in maniera tale che chi non ha skills di programmazione può focalizzarsi sulla parte business dell'applicativo in maniera semplice. Se voglio utilizzare, mettiamo che sono un business, un commercialista ad esempio, e voglio utilizzare un timestamp, dato che stiamo parlando di timestamp, se ad oggi l'unico modo che io per utilizzare il timestamp è o affidarmi ai developers di terze parti, quindi sviluppare la tecnologia da zero, o avere questi developers già nel mio team e svilupparla internamente. Questo qui, a livello di costi e di tempi, è molto dispendioso. Quello che stiamo facendo con Hybridverse è per l'appunto dare diverse applicazioni, tra le quali stablecoin per pagamenti, timestamp per validazione e verificazione di file, voto su blockchain, scambio di asset digitali, e altri tipi di applicazioni, tutto questo con delle macro variabili che sono sicurezza tecnologica, sicurezza dal punto di vista di decentralizzazione, ovvero scegliamo solo blockchain pubbliche che siano trasparenti, che siano distribuite su tanti nodi, e il cardine principale è proprio la facilità, ovvero l'interazione con queste applicazioni tramite un tutorial che spiega gli aspetti i punti di vista economico, finanziari e di business, mai gli aspetti dal punto di vista tecnologico che sono nel nostro white paper tecnico, ma dopo vari studi abbiamo valutato che quello che vogliono fare i business è creare nuove soluzioni e nuove revenues senza dover perdere tempo a focalizzarsi su imparare concetti che non gli servono di base. Allora, io ti fermo subito perché ti sei presentato, hai presentato che cosa fai e a questo punto qui noi incominciamo a ragionare su che cos'è il timestamp. Che cos'è il timestamp e soprattutto
Che cosa serve? È uno strumento legato alla blockchain. Cosa ce ne facciamo? Quali sono? Puoi farci qualche esempio? Che cos'è e qualche esempio di applicazione? Allora, il timestamp molto semplicemente è associare un dato, come può essere un file PDF, a un blocco all'interno della blockchain. Questo ci permette di dare un'esistenza temporale a quel dato. Facciamo un esempio, come può essere, ad esempio, devo prendere un aereo e adesso sappiamo tutti con la situazione che purtroppo affligge del coronavirus. Chiedono una certificazione che non superi i 3 giorni. Ora, con i sistemi attuali, questa certificazione può essere fatta un timestamp con un database centralizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo database è amministrato da un server delle quali l'amministratore ha delle chiavi. Quindi l'amministratore ha il controllo, ha dei diritti su quel server. Questo vuol dire che l'amministratore può anche cambiare il codice all'interno di questo database. Mentre con la blockchain questo non è possibile, in quanto è distribuita. Quindi, nel primo caso, se io devo prendere l'aereo e dare la mia certificazione, ovviamente ci sono dei metodi che permettono all'ente che verifica, come può essere la compagnia di volo o altri, per risalire tramite la trust ad esempio, del Ministero della Salute, ovvero un'applicazione del Ministero della Salute che dice che quell'ora è stato dato quel file, quella certificazione, io mi fido del Ministero della Salute e penso che vada bene. Ma in ambito blockchain, quello che si dice sempre è don't trust, verify, ovvero non ti fidare, ma verifica. Quindi se io faccio questa certificazione su blockchain, io vado ad associare quel file a un blocco che, essendo distribuito, non è. Cerco di trovare le parole in maniera semplice un modo semplice per dirlo. Dato che, io so che il blocco, ad esempio, 11.230 di Ethereum è stato minato alle 16.50 del 1 gennaio 2020, ovviamente una data inventata, dato che io so, quando è stato minato un blocco, io ho la certezza che quello che è stato messo in quel blocco è stato messo in quel lasso di tempo. Quindi. Perfetto. Quindi io scusami, provo sempre a semplificare e a riprendere i concetti. L'idea quindi del timestamp è quello proprio del concetto di data certa. Quindi io posso dare data certa a un dato o a un file. In due maniere. Uno nel modo tradizionale, trovando un terzo garante che mi certifica la data certa, e questo qui nel mondo offline l'abbiamo visto e provato tante volte. C'era l'abitudine un tempo di mandarsi da soli una raccomandata per avere data certa, o si andava in posta a farsi mettere un timbro, e questo qui era un costo. Per fortuna il mondo digitale è andato avanti, la blockchain può diventare quel terzo garante di una data certa e di una certezza di quello che ho richiesto come data certa utilizzando la blockchain stessa, quindi la sicurezza della matematica. Giusto, Steve? È corretto quello che ho detto? Esattamente, esattamente. Aggiungerei Ecco, blockchain. quindi ecco, fare questo nel lavoro di tutti i giorni, hai fatto l'esempio molto attuale del certificato di salute, ma cerchiamo di capire più nel dettaglio. Un professionista, uno studio, un'azienda, quali sono delle applicazioni che potrebbe utilizzare in questo caso?
Beh, ad esempio la proprietà intellettuale, ovvero dare la certificazione dell'esistenza di un determinato tipo di file in un determinato arco temporale. Ecco, quindi la Nel proprietà quale tu. intellettuale molto interessante, quindi poter avere una garanzia che un determinato file esisteva a un determinato tempo. Come faccio però a provare che sono stato proprio io a caricare questo file? Allora, lì si aggiunge una componente che non è ancora in nessuna tecnologia di timestamp mainstream ad oggi. E questa è la proof of ownership, ovvero io vado ad associare il mio indirizzo Ethereum o il mio indirizzo Bitcoin o qualsiasi tipo di chiave pubblica che io ho a mia disposizione con il file. Quindi io, oltre che mettere il file, associarlo al blocco, questa associazione la faccio utilizzando la mia chiave pubblica, che ovviamente anche la chiave pubblica non può essere contraffatta. Dopodiché io invio la mia chiave pubblica, alla terza parte che deve verificare o alla terza parte con la quale mi sto interfacciando, e la terza parte, oltre a sapere, le fattezze cronologiche del file, saprà anche chi l'ha validato, e questo è molto utile anche per quanto riguarda il file sharing. Vi faccio un esempio: a noi ogni tanto sulla nostra mail aziendale ci arrivano delle email di phishing, che è una tecnica che utilizzano alcuni hackers per far sì che venga cliccato un allegato. E questa mail a me è arrivata anche da DHL.com, quindi sembrava proprio una mail che era stata inviata da DHL. Questo qui utilizzano in pratica lo spoofing, che non sto a spiegare, a dilungarmi su questa cosa qua, ma in pratica riescono a farti vedere che utilizzano un'altra mail. A volte le rubano, o altre volte le emulano. E questo qui vuol dire che io come azienda ricevo una mail da un cliente o da qualcuno che ne riconosco l'indirizzo, apro l'allegato, mi prendo il virus. Con il timestamp e con la proof of ownership, quello che posso fare è ricevere il file, caricarlo sull'applicazione senza aprirlo. L'applicazione mi dice: è stato validato dalla chiave pubblica 0x12345, ad esempio. Io vado a verificare che quella chiave pubblica sia quella del mittente reale, e a quel punto apro il file. Ecco, questo mi garantisce la sicurezza, anche perché l'esempio che hai fatto tu di spoofing è un esempio massivo, nel senso che ci sono due tipi tendenzialmente di attacchi di spoofing. Uno sono quelli dove rubano centinaia di migliaia di mail e mandano questa comunicazione che sembra assolutamente reale, ad esempio del Corriere, sulla grandissima massa di persone. Qualcuno, una piccola percentuale, aspetterà un pacco da Amazon e dice: "Ah, che bello, è proprio il mio", e viene e rischia di cascarci. Ma è molto più pericoloso, soprattutto per le aziende strutturate, invece lo spoofing fatto in maniera mirata. Quindi vanno a scrivere al CFO con magari la mail rubata del direttore di banca che gli chiede di verificare le password del suo internet banking. E magari con leggerezza il CFO dell'azienda lo fa e si ritrova poi con un bonifico il giorno dopo che non si aspettava. Quindi diventa estremamente importante questo, il poter verificare al di là di ogni sospetto la certezza e non semplicemente fidarsi. Esatto. Quindi questo è un aspetto molto importante e
La proof of ownership, il timestamp sono quegli aspetti che ci permettono, sono quegli strumenti che sono importantissimi da incominciare a usare. Ma capiamo come fare, Steve. Spiegami proprio passo a passo. Immaginiamo di essere un potenziale utente, dimmi che cosa devo fare. Allora, tu prendi il tuo file, fai il drag and drop del file sull'applicativo, Quindi lo scegli, trascino dentro esatto, brutalmente. puoi fare sia l'upload, ovvero caricarlo, oppure proprio trascinarlo manualmente, e una volta che hai caricato il file, puoi selezionare le varie opzioni, ovvero puoi aggiungere la proof of ownership, poi noi avremo come hybrid verso una lista. Di una lista di curati, di un validators ID, lo chiamiamo, ovvero sul nostro sito ci saranno tutti i nostri clienti business, avranno la loro, se vorranno, la loro chiave pubblica direttamente sul nostro sito. Quindi Ti chiedo solo potranno di fare aprire. una piccolissima precisazione sulla chiave pubblica, per favore, e così racconti. Allora, sono sicuro, solo per essere sicuro che tutti quanti siamo allineati, la differenza tra quando hai una chiave privata e una chiave pubblica. Cosa fai di una e cosa fai dell'altra? Allora, la chiave privata è quella che io utilizzo per aprire il mio wallet, ovvero per muovere i miei fondi. Ogni volta che io devo effettuare una transazione su blockchain, che sia una transazione di movimentazione o che sia una transazione su uno smart contract, perché è importante specificare, perché tanti fanno confusione su questo concetto qua, che le transazioni su blockchain non sono di ammontari o di dati, ma sono di scrittura sul blocco. Ovvero io ogni volta che scrivo sul blocco effettuo una transazione. Ovviamente spostando i miei Ethereum da me ad Amedeo scrivo sul blocco, ma chiamando una funzione da uno smart contract scrivo sul blocco. Quindi quando si intende transazione si intende tutto. Ogni volta che si effettua qualcosa, qualsiasi operazione che va a inserire dei dati all'interno della blockchain, si paga un costo di transazione e serve la mia chiave privata per dare il permesso per scrivere Quel quella dato. informazione con la mia chiave pubblica. E, Per ecco, e... pubblica è quella che io utilizzo per dire agli altri ho effettuato questa transazione, mentre la chiave Esatto. privata è quella che io utilizzo per dare il consenso di fare quella transazione. Perfetto, quindi la chiave privata, lo dice la parola stessa, è privata, la chiave pubblica è quella che invece io devo poter raccontare al mondo se ovviamente è mio interesse far sapere che la transazione è stata fatta. E quindi io pubblico, devo rendere letteralmente pubblica la mia chiave. Ecco. Una precisazione credo che sia importante da fare è che la divulgazione delle chiavi pubbliche è comunque assolutamente sicura. Cioè io non rischio niente a divulgare la mia chiave pubblica, cioè la chiave pubblica non serve assolutamente a movimentare o fare agire in conto mio, quella è Esatto, la chiave privata. anche perché io posso avere infinite chiavi pubbliche. Per avere una chiave pubblica mi basta creare un wallet. Quando io creo un wallet, ho la mia chiave pubblica e la mia chiave privata. E io posso decidere di comunicarla o no. Ad esempio, per l'applicazione di timestamp utilizzo una chiave pubblica specifica. È quella lì, la comunico e la metto in chiaro dicendo quella chiave pubblica è associata al mio business. Però la chiave pubblica dove tengo i miei Ethereum e i miei Bitcoin, quella lì la so solo io che è la mia. Poi puoi andare a vedere sulla blockchain che quella chiave pubblica ha, ad esempio, 60 Ethereum dentro, però non saprai mai di chi sono. È come andare sul Block Explorer, l'Explorer è quello che ti permette di vedere le transazioni. Mi basta andare sul Block Explorer di Bitcoin, vedo quelli che magari hanno 3 miliardi di dollari in Bitcoin, ma non sai chi sono. Quindi diciamo che
La chiave pubblica non è associata direttamente al proprietario, a meno Sono che il io proprietario. proprietario che devo renderla pubblica e associare me stesso pubblicamente. Quindi se io pubblico sul sito, sul mio sito, la mia chiave pubblica, mi attribuisco insomma questa chiave. Steve, puoi farci vedere qualche cosa, un esempio di applicazione Allora, proprio io così, vi faccio mentre... vedere un back-end che abbiamo sviluppato un annetto fa. Ovviamente, se qui è proprio una cosa manuale, solo per far vedere come funziona il timestamp. Perché c'è da fare due precisazioni. Una è che la nostra applicazione, come detto e come la filosofia di Hybrid, sarà totalmente automatizzata e plug and play. Però per far vedere come funziona da dietro, ho pensato di andare a prendere questo applicativo che avevamo sviluppato come proof of concept, appunto per far capire come funziona il timestamp. Questa è una precisazione. La seconda è che la tecnologia blockchain ovviamente è ancora nella sua infanzia, quindi scrivere grossi ammontari di dati è molto difficile. Ad esempio, se io voglio caricare un megabyte di file sulla blockchain mi viene a costare anche 15-20 dollari. Capite che per fare un timestamp pagare 15-20 dollari ogni volta che devo transare non va bene. Quindi che cosa viene fatto per ovviare questo problema? Si va a creare un'impronta digitale del file che si chiama hash. Ovvero, faccio un esempio molto semplice. Io, ad esempio qua, adesso metto una stringa di... Si vede? Sì. Perfetto, metto una stringa di una frase, come ad esempio ciao, come va? Calcolo l'hash, questo è l'hash. Perché lo devo convertire? Adesso nel caso di un file di testo va bene, tanto il file di testo è piccolo, volendo potrei già fare il timestamp direttamente col file di testo. Però quando un file di un mega o di 20 mega o anche un file gigantesco, è molto più difficile metterlo su blockchain perché da un lato la blockchain potrebbe non accettarmelo quando è troppo grande e dall'altro se lo accetta mi viene a costare un sacco. Quindi vado ad ovviare in questo modo. Adesso vi ho fatto vedere con un... Per caricare file e utilizziamo l'algoritmo di Bitcoin, ovvero lo SHA-256. Scusate un attimo. Perfetto. Qua abbiamo il drop file. E in pratica lo SHA-256 è l'algoritmo che viene utilizzato per crittografare Bitcoin. Io qua posso mettere qualsiasi file, mettiamo il file del meetup. Come vedete mi ha già dato l'hash. Ovvero io ho convertito un file che pesava megabytes in bytes. Quindi l'ho ridotto ai minimi termini. Ovviamente la cosa è che questa qui è una traduzione, un'impronta digitale. Quindi è direttamente associata al file originale, perché se io poi provo a verificare o modifico il file originale, mi darà un hash diverso. Io copio l'hash, vado sul nostro backend, carico l'hash. Faccio write, ovvero scrivi, devo collegare il mio provider che è MetaMask, il wallet con la volpina, che probabilmente avete già chi ha partecipato ieri l'ha già potuto vedere. Allora, questo è quello che avviene su un backend di un timestamp. Ovvero, il file è troppo grande, io devo trovare un modo per farlo, per ridurlo ai minimi termini senza perdere l'identificativo. Carico, hash. Qui ho l'hash, vado, copio, qua ovviamente c'è il destinatario che in realtà è sempre il mio stesso indirizzo col quale vado a emettere, incollo l'hash, scrivo, mi si apre il MetaMask, confermo, questo è l'hash, ricordiamocelo bene, vedi la tua transazione, adesso ovviamente è in pending, quando viene... Impending vuol dire che la blockchain la sta processando. Esatto. Tra l'altro noi poi annunceremo il nostro partner tecnologico che è
è un leader nel settore delle applicazioni, delle DApp platform, ovvero bisogna distinguere la blockchain dalle applicazioni che ti permettono di fare gli smart contract. Le applicazioni Ecco. che ti permettono di fare gli smart contract si chiamano DApp platform. E noi stiamo sviluppando su una DApp platform che è più veloce di Ethereum, è un nostro partner con il quale abbiamo già collaborato per altre cose. E ci ha supportato per il timestamp, ci ha anche finanziati per sviluppare questo tipo di applicazione e a breve annunceremo il partner. Intanto la Ecco, transazione si è confermata. Steve, è importante, mentre Ethereum fa il suo lavoro, e sarebbe interessante e importante capire, uno dei concetti è che noi tendenzialmente parliamo di blockchain al singolare, ma in realtà non sappiamo bene che non c'è una blockchain sola, ma sono N blockchain e in realtà è una tecnologia che viene applicata. L'importante per il timestamp è proprio questa verificabilità. Noi sappiamo che ci sono blockchain private e blockchain pubbliche. Ovviamente immagino che il timestamp vada fatto su una blockchain pubblica, perché Esattamente, perché ovviamente. così chiunque può andare a verificare il timestamp. Ecco, Esatto. quindi. Poi c'è anche un'altra piccola precisazione, perché in una blockchain privata, se ritorniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, ovvero dei diritti di amministrazione, in una blockchain privata c'è un amministratore. Quindi se c'è un amministratore c'è un potenziale punto di rischio. Invece in una blockchain pubblica il consenso è distribuito. È decentralizzato. Essendo che è decentralizzato in maniera algoritmica, non c'è un proprietario o un amministratore e quindi ogni dato che vado a immettere è distribuito tra tutti i nodi. E questo qua mi dà la certezza che, ad esempio, se io conoscessi l'amministratore, mi può andare a cambiare dei dati o fare delle cose che è possibile fare già sui sistemi centralizzati. Questo su blockchain decentralizzate pubbliche non è possibile. Per questo motivo noi sviluppiamo solo su blockchain pubbliche e altamente decentralizzate. Che è la prova, la certezza della purezza crittografica, matematica della blockchain. Ecco, questo è importantissimo perché il mondo della blockchain è estremamente variegato, ma uno dei concetti fondamentali è capire la differenza tra le blockchain private, quindi fatte da consorzi che hanno sicuramente delle applicazioni e invece le blockchain pubbliche che sono un bene pubblico nel vero senso della parola, che non sono possedute da nessuno e nessuno può interagire con il dato, se non nel caso dell'attacco del 51%, che però diventa sempre più teorico man mano che la blockchain pubblica cresce e distribuisce i suoi nodi. Oggi pensare di fare un attacco al 51% nei confronti di una blockchain grande come Ethereum è praticamente impossibile. Però ci sono, Ethereum è la più famosa, la più conosciuta, ci sono tanti altri progetti blockchain che stanno emergendo con caratteristiche più specifiche per applicazioni più specifiche, che non Ethereum. Esatto. Allora, intanto quasi confermato, faccio un attimo vedere, finiamo l'hashing. Allora, qua abbiamo detto che abbiamo convertito il PDF in un hash. L'hash l'abbiamo stampato su blockchain, time stampato. Qua andiamo sulla blockchain di Ethereum. All'evento io posso vedere che c'è l'hash, che ovviamente è associato al blocco di riferimento 236. 20 secondi UTC per verificare, vabbè, per vedere, come vedete, è uguale. Quindi è stato messo su blockchain e da qui non si può più muovere. Quindi questo Perché vorrei fare ancora un'ultima precisazione. Questo permette di validare. Però poi il nostro applicativo ovviamente ti permette anche di verificare. Quindi
Se io voglio verificare qualsiasi tipo di file che è già stato immesso sull'applicazione di timestamp di riferimento, farò il drag and drop di un file che è già stato validato, come l'esempio che è stato fatto prima della persona della quale io conosco la chiave pubblica che mi manda un file, farò il mio drag and drop, lui andrà a cercarsi gli hash fino a quando va a vedere se ti trova l'hash di riferimento. Se lo trova, ti dice il file è stato validato. A quest'ora, in questi minuti, in questi secondi, in questa data, come cosa. Quindi quello che praticamente Steve ha fatto in questo momento è stato prendere il file, in questo caso il file di presentazione che vi sta mostrando adesso, ne ha fatto un'impronta digitale univoca, ha preso queste impronte digitale univoca con la sua chiave privata, l'ha caricato sulla blockchain e a questo punto qui, questo hash è pubblico su Ethereum. Attraverso Etherscan è andato a ritrovare questo hash e a questo punto qui nessuno può andare a contestare il fatto che lui avesse antecedentemente a quella data lì questo file che ha appena timestampato. Quindi se io adesso dovessi andare a contestare a Steve la proprietà di questo file, lui avrebbe una prova che poi dal punto di vista giuridico so che è ancora in via di definizione questo, ma dal punto di vista tecnico e matematico e crittografico abbiamo questa prova sicura di quello che è avvenuto. Esatto, quindi la proof of existence è la voce timestamp che mi dà la data, l'esistenza del file, che io posso andare a vedere nei log. Vado a vedere l'hash, è qua. La proof Ecco. of ownership è chi l'ha validato, quindi questo indirizzo qua. Ovviamente quello che Steve sta cercando di fare, Steve e la sua squadra stanno cercando di fare, è oggi vi ha fatto vedere tecnicamente come funziona un timestamp. Quello che Steve sta cercando di fare, come tante altre aziende in giro per il mondo, è creare delle interfacce utenti che possano permettere di fare questa operazione qui che non è banale, in maniera banale, cioè semplice, con una user experience che permette appunto di andare a interfacciarsi direttamente con la blockchain. Io ovviamente Steve ha fatto vedere l'aspetto tecnico del timestamp in particolare. Però Steve, abbiamo ancora qualche minuto, mi piacerebbe che tu velocemente raccontassi anche quali sono gli altri servizi blockchain based su cui state lavorando. Cioè il timestamp è il più semplice, probabilmente il più immediato, quello che avrà un'applicazione, ma state lavorando anche su tante altre applicazioni legate al mondo blockchain. Sì, allora per concludere sul timestamp, quello che andremo a fornire è, come ha detto giustamente Amedeo, un'interfaccia semplice che però ti dà delle funzioni in più, che ti permette di creare le tue soluzioni di business sopra questo applicativo. Quindi andremo a fornire un validator ID, ovvero chiunque vuole può associare la sua chiave pubblica direttamente sul nostro sito e offrire determinati servizi in accordo con il suo business model di riferimento, ovvero uno studio commercialista magari il suo validator ID e il timestamp lo utilizza per certe cose, uno studio legale per altre cose e via discorrendo. Poi ovviamente andremo a fornire un'etichetta aumentata, quindi ogni volta che un timestamp verrà fatto per un cliente, l'azienda avrà il suo logo, avrà il suo nome, avrà la descrizione, avrà tutto quello che serve con un QR code che quando vai a scannerizzare ti mai direttamente sulla blockchain. E questo è quello che ho detto prima, ovvero una lista di curati
di validators che saranno dipendenti sul nostro sito. Questo qua, secondo me, è anche, noi lo facciamo principalmente perché vogliamo fare una due diligence sui validator, quindi dare una layer di sicurezza in più dove diciamo tramite diciamo la nostra competenza tecnica andiamo a dire questi validators, di questi validator ti puoi fidare e questi validator offrono questo tipo di servizi. Dopodiché finisco solo su Hybridverse. Noi stiamo sviluppando tante applicazioni che tra l'altro sono distribuite attraverso la workchain, però la spiego un'altra volta, magari se poi mi invitate Sì. un'altra volta spiego che cos'è la workchain, ma di base è un'azienda decentralizzata, che vuol dire che chi vende questo tipo di servizi guadagna direttamente tramite smart contract la sua parte su tutte le applicazioni che ne offriamo. Quante Guarda, sono le credo che il concetto di azienda decentralizzata sia talmente visionario, bello, interessante, che probabilmente meriterà un incontro di approfondimento dedicato. Perché la blockchain permette di decentralizzare l'azienda in maniera che a oggi non è assolutamente pensabile, ma che in futuro potrà automatizzare e gestire degli aspetti che insomma, reputo che il mondo degli smart contract e l'automatizzazione permessa dagli smart contract e dalla blockchain avrà lo stesso impatto dell'automazione dei robot nella produzione e questa volta invece si parla di lavoro d'ufficio. Esatto. Una cosa che dico sempre è che è un nuovo protocollo di comunicazione, quindi lo stesso impatto che ha avuto il passaggio dall'HTTP all'HTTPS, che cambia la sicurezza delle informazioni che nell'HTTP sono in chiaro e l'HTTPS sono criptate, sulla blockchain è 100 volte più grande il cambiamento, perché oltre a criptarle, ogni volta che quell'informazione è immessa, serve il consenso di tutta la rete. Quindi, noi stiamo sviluppando il data timestamp di cui abbiamo parlato oggi, il digital asset generator che permetterà di creare criptovalute senza dover programmare, quindi e di tokenizzare. Quindi io voglio tradurre in termini digitali un asset, con il digital asset generator questo qua lo potrò fare. E il digital asset generator verrà lanciato poco dopo il timestamp, ci stiamo già lavorando. Poi un'altra applicazione molto interessante è l'applicazione di voto. Stiamo sviluppando i vote, che in pratica permetterà per l'appunto di votare su diversi tipi di criteri, sia voto pubblico sia voto privato, ovvero per privato si intende esito pubblico, ma identità degli utenti privata, per mantenere ovviamente tutto quello che esiste già nelle elezioni tradizionali che tutti ben conosciamo. Poi ovviamente un wallet per gestire tutto. Ci tengo a precisare che il wallet è totalmente decentralizzato, come tutte le nostre applicazioni. Quindi per decentralizzato si intende che le vostre chiavi private, se utilizzate il wallet di Hybridverse, sono solo le vostre, a differenza di altri provider che ti fanno vedere l'interfaccia, ma le chiavi private le gestiscono loro, come ad esempio Coinbase, che è molto utile e serve per varie cose, però comunque diciamo che tutti gli exchange, e si passa ad Hybridex, che è il nostro exchange decentralizzato, tutti gli exchange centralizzati sono gli unici che, quando sentite exchange è stato hackerato, sono stati rubati X Bitcoin da quell'exchange, è perché l'exchange era centralizzato, ovvero i wallet degli utenti erano gestiti, le chiavi private dei wallet degli utenti erano gestite dal provider dell'exchange. Mentre invece Hybridex sarà un exchange dove gira tutto su smart contract. Quindi le chiavi private sono gestite direttamente dall'utente, anche quando fa transazioni su exchange. Poi Hybrid Euro, che è già stato lanciato, stiamo facendo dei progetti pilota con la Business Payment Coalition e altre realtà, e a breve vogliamo fare il wallet dedicato per fare pagamenti peer-to-peer in euro utilizzando una stablecoin. Ad esempio, se conoscete le stablecoin, vi invito a cercare Tether
o True Dollar o tante stablecoin, quello che stiamo facendo è fare quel concetto portandolo per l'Eurozona. Poi Hybrid Verse Token è il nostro token che funge da licenza per avere un nodo della nostra blockchain e poter offrire i nostri servizi. Ecco, scusami, ti sei dimenticato, torna su solo un secondo perché è di nuovo molto importante il concetto un po' più giù, il concetto che hai Quale? la DAE, Ah, abbiamo quindi. parlato, è conosciuta, si conosce il concetto di DAO, quindi Distributed Autonomous Organization, e qui invece parliamo di DAE, quindi Distributed Autonomous Enterprise, cioè un'azienda autonoma e distribuita. Questo qui è il concetto che, ripeto, mi piacerebbe poi la Volutamente. prossima volta approfondire con Steve Esatto. perché. L'ho saltato volutamente perché si va proprio su un altro tipo di... Organizzazione aziendale, Esatto. ma a un livello completamente diverso. Sì, a un livello dove io non ho bisogno di firmare nessun tipo di contratto, dove io non ho bisogno di interfacciarmi in maniera fisica con nessuno, ma i miei token mi fanno da licenza. Quando io non voglio più far parte della workchain, vendi i miei token e non ho più il come funziona per tutti i nodi di blockchain, come ad esempio Ethereum, quando passerà in proof of stake. Non mi so dilungare, ma in pratica la proof of stake è quando tu gestisci un nodo direttamente con le tue monete, metti un ammontare per avere un nodo da gestire e quello funziona proprio come licenza, ovvero metti 32 Ethereum nel tuo wallet, avrai accesso alle reward che sono minate dai minatori di Ethereum ogni qualvolta un blocco viene confermato. Bene, io mancano pochi minuti, sollecito se ci sono delle domande, approfitterei dell'esperienza di Steve, quindi a prescindere del timestamp in particolare, ma anche se qualcuno ha qualche domanda generica su tutto quello di cui abbiamo parlato, se c'è qualcuno. Se no, direi che stiamo esaurendo il nostro tempo e vi prendo ancora qualche minuto solo per raccontarvi. Intanto, prima di tutto, vorrei ancora ringraziare Steve per la sua presentazione e per averci illustrato che cosa possiamo realmente fare, un'applicazione reale, concreta che possiamo utilizzare, per cui possiamo utilizzare la blockchain e come fare in concreto. E poi invece qui incomincio a raccontarvi cosa ci aspetta la prossima settimana. Abbiamo quattro incontri, come tutte le settimane, i nostri incontri che vanno dal martedì al venerdì. La prossima settimana parleremo di finanza decentralizzata, rimanendo sempre in chiave di blockchain. Parleremo invece della tecnologia blockchain di nuovo, vedendola dal punto di vista della Lex Mercatoria, GitHub, uno degli strumenti per gli informatici, ma non solo, e poi parleremo di privacy nelle app digitali, quindi quattro argomenti molto attuali e molto interessanti.